Ok, vai. Allora, per integrare quello che diceva Orazio, vediamo un attimo anche il discorso proprio che c'è alla base dei rifiuti, anche perché oggi è un tema attuale. Oggi stanno praticamente espropriando, nel vero senso della parola, una ditta a conduzione familiare che sono diversi anni che Ariano ha delle cave, quindi sta facendo anche un discorso molto interessante sappiamo. E di efficienza sugli inerti, per creare la nuova Malagrotta, perché dietro comunque sia c'è la lobby di Maglio Cerroni, il presidente del Colari, che è colui che gestisce praticamente l'immondizia da oltre 60 anni, non sono l'unico a dirlo, e semplicemente perché? Perché il problema anche della stessa discarica è un problema che dovrebbe far capire come dovrebbero essere gestiti i rifiuti, perché il problema della discarica è che è un anello principale di una catena e non è l'anello conclusivo, ed è questa la cosa ghiacciante. Vuol dire che i rifiuti vengono conferiti in discarica con un principio che rimarranno lì, ed è questo che non è accettabile. I rifiuti devono essere assolutamente recuperati tutti, deve essere una società a rifiuti zero che deve partire. Con la nostra associazione facciamo parte anche della rete regionale Rifiuti Lazio, siamo per il progetto Rifiuti Zero di Paul Connet, siamo per la decrescita, perché il problema è anche della produzione alla fonte che viene fatta, cioè oggi c'è un sovrapproduzione. Una sovrapproduzione soprattutto di usa e getta. Invece a noi ci continuano a martellare che dobbiamo produrre sempre di più, l'esatto contrario. Arrivare al 9-10% sì, la della Cina. Però buttiamo da mangiare. Esatto, come dice giustamente il Maurizio Pallante. Il 40% dei prodotti alimentari viene buttato in discarica. Esatto. Come dice giustamente Maurizio Pallante, oggi non dovremmo parlare di PIL, il prodotto interno lordo che tutti i telegiornali trucchiati praticamente dalle multinazionali ci dicono, ma benessere interno lordo, il PIL, ed è questo alla base. Andiamo a vedere anche un'altra cosa. Ci sono delle aziende, tu hai fatto l'esempio della Svizzera, ma ci sono stati anche degli esperimenti in Nord Italia che danno la possibilità a semplici cittadini di vendere i propri rifiuti tramite dei compattatori che analizzano il peso. E quindi che cosa vuol dire? Che i rifiuti possono diventare un'economia verde, possono tornare nelle tasche dei cittadini. No, una risorsa. Una risorsa, perché i rifiuti non sono scarti. Anche economica. Sono risorse. In Germania ci sono i distributori dove tu metti la bottiglia e ti ridai i 20 centesimi. È proprio una cosa del genere. Se noi ritorniamo a questo stile di vita, ma qua si parla di stile di vita perché purtroppo tutta la gente comunque è complice di un meccanismo. Sì. Tutto questo sputorato sfacelo in cui siamo cascati dentro del consumismo è solo ed esclusivamente per avvantaggiare sempre i padroni della moneta, non certo, ci scordiamo mai, certo. Che attraverso le loro controllate della produzione di altissimo, larghissimo consumo producono e fanno in modo che il condizionamento del consumatore sia interpolato anche dalla pubblicità scritta all'interno del prodotto, sulle confezioni, sul imballo, perché non ci scordiamo mai che l'imballo è circa il 40% di tutta la merce che circola in Italia, quindi oltre al fatto che c'è il riciclaggio non mancato, c'è pure la dispersione nell'ambiente degli idrocarburi combusti per fare trasporto. Certo. E tutti gli imballi e i contenitori, che il 40% che rimangono dispersi nell'ambiente. Certo. E cosa ancora più grave di tutta, la manipolazione di elementi che ti induce la pubblicità scritta sugli imballi, sui cartoni, eccetera, ad acquistare di nuovo il marchio, la pubblicità del marchio. Certo. Il marchio una volta non esisteva. Quando andavi a comprare la pasta sfusa, c'era il marchio al limite sul contenitore del norcino, del negoziante che ce l'aveva lì, pasta Agnesi piuttosto che pasta De Cecco, no? Ecco. Era lì la pubblicità e tu sceglievi, potevi dire la ricerca è meglio, no? Anche perché oggi non si investe assolutamente sulla qualità. Assolutamente. Oggi ciò che conta è la quantità. I cittadini sono considerati semplici numeri. Noi siamo riconosciuti perché abbiamo un codice fiscale, una carta d'identità, cioè siamo dei numeri, siamo degli individui all'interno di un meccanismo che fa parte di una catena di montaggio della società attuale. Ed è questo che uno si deve interrogare. Non c'è più il singolo, non c'è più la dignità. Parliamo di moneta. Oggi la persona non ha più la dignità perché si trova costretto che per fare benzina, per andare a fare la spesa, deve andare con dei pochissimi spicci, perché purtroppo ormai il costo della vita è aumentato, quindi la menzogna dell'euro, tutto quello che hanno creato, se vogliamo anche divagare in questo senso. Deve poi piegarsi a lavori che non sono congeniali magari alla propria etica, alla propria morale. Non solo, quindi anche perché oggi noi lavoriamo toglie la dignità, esatto. Alla propria tendenza. Il debito pubblico è una buffonata per questo motivo, perché il debito pubblico lo ridiamo alla BCE. Quindi è alla base che ci viene tolta la dignità. Ampiamente. Poi ti do tutta la documentazione così ti documenti anche te. Appunto. Perfetto. Ok, grazie. No, c'era da aggiungere ancora il fatto che ci sono tutte queste distorsioni logiche che fanno parte di uno scenario ancora più ampio, che è quella della manipolazione dell'informazione e delle menti, che è
dopo, diciamo, quello primario che ormai è intrinseca in quasi tutte le attività umane e delle capacità di libertà all'interno di un sistema capitalistico, avere a disposizione denaro o non averne pregiudica la capacità di azione dell'individuo e quindi la possibilità di essere libero o non libero, di farsi curare o non farsi curare, da farsi assistere dal giudice, cioè dall'avvocato piuttosto che non dall'avvocato, o è tutto dal medico e così via, e tutto quello che è la libertà dell'individuo viene compressa attraverso il controllo della moneta. Ecco, parlando anche in termini di globalizzazione, se facciamo un esempio sulla famosa beneficenza, quando in televisione vi chiedono i famosi 2 euro per il bambino indiano e il bambino africano che non mangia, ma chiedetevi soltanto una cosa, ma quel bambino africano indiano, ma pensate che non mangia perché non ha i beni necessari, nel senso non ha gli alimenti, o perché non ha i soldi per comprare le derrate alimentari? Andiamoci a interrogare di che cosa c'è dietro questa società, l'ipocrisia che regna, perché questa è la cosa grave. Che cosa vuol dire la povertà oggi nel mondo? Scusate, ma una domanda credo pertinente, ma non è che qualche industriale di questi un po' importanti abbia fatto il ragionamento che noi dobbiamo buttare via tanti alimenti sia di fatto sia attraverso le fogne, perché così i topi aumentano, ingrassano e poi un giorno qualcuno a costo zero ce li fa mangiare? Potrebbe essere, interessante osservazione. Io posso fare un esempio sui rifiuti. La possibilità di conferire molti più prodotti in discarica serve a far sì che la politica dell'incenerimento vada avanti. Perché? Perché l'incenerimento. Quindi i topi ingrassano. Perché, e i topi ingrassano. Esatto, perché poi fa parte di un discorso che è alla fonte, che ne parlavamo prima, che i famosi termovalorizzatori, che è una menzogna, una parola che si sono inventati perché il potere calorico dei rifiuti è molto basso e quindi ovviamente utilizzano che cosa? Utilizzano la plastica e la carta, quindi creano quelle famose CDR. No, di più, ci devono mettere pure gli idrocarburi perché se no funziona. Anche, certo, se no non funziona, esatto. Non entra in temperatura, quindi non brucia un cavo. Esatto, quindi che cos'è? È il concetto che siccome li paghiamo noi con i famosi CIP 6, certificati verdi, e quindi non sono dei loro introiti che vanno a perdere, è ovvio che continuano a dire che i rifiuti vanno bruciati perché non hanno interesse a fare la politica del porta a porta. Loro vogliono distruggere, mai costruire. Esatto, mai costruire. Loro, il concetto è distruzione anziché creazione, esatto, di qualcosa, perché esatto. Io faccio l'esempio con la raccolta tappi che facciamo in associazione e stiamo cercando di insegnarlo ai bambini, soprattutto i più piccoli, perché loro saranno comunque sia la generazione del futuro che capirà, a fargli capire che da un semplice tappo si può costruire un nuovo oggetto, quindi ricreare un ciclo di vita, così come lo fai col tappo lo puoi fare con ogni materiale. Se uno riesce a capire alla fonte queste problematiche, riesce a capire che la discarica è soltanto un buco che viene fatto alla terra, è un altro ferimento che viene fatto alla nostra madre terra, che viene continuamente ferita, per esempio, lei e i figli della terra. Bottiglie in PET, per esempio, ci si possono fare le fibre, anche le fibre per cui si possono fare maglioni, magliette, camicie, certo, calzini, addirittura semi indistruttibili. Sì. Addirittura in India utilizzano la plastica quindi, per fare le strade, certo, perché ci sono delle lavorazioni della plastica. Ci sono talmente tanti modi di riutilizzo, certo, di questi materiali di cosiddetti di scarto, che in realtà non sono da scartare per nulla, perché possono praticamente essere modificati attraverso la tecnologia attuale in migliaia di manifestazioni diverse, successive, e una specie di rigenerazione, di karma, della rinascita, no, della materia. No? Insomma, cioè, tutto si trasforma. Tutto, esatto, si trasforma. In questo il momento, principio di Lavoisier è chiarissimo in questo senso. Nulla si distrugge, nulla si crea, tutto si trasforma. Allora, il discorso è molto politico. Cioè, tutto qui è una valenza politica. Cioè, quello che noi soffriamo, le difficoltà che oggi ci abbiamo, è perché è stato scelto e deciso da parte di chi governa davvero il mondo. Cioè, da quelle 1618 multinazionali calcolate da un ente svizzero, proprio uscito l'altro ieri un servizio su Leonardo al TG3 che è abbastanza, insomma, illuminante, no? Detto da Leonardo, che insomma è di estrema sinistra, un discorso del genere, no? E quindi 1618 aziende, per la maggior parte banche, che controllano poi a loro volta migliaia e migliaia di aziende manufatturiere e quant'altro, ci viene propinato una realtà, un mondo che è a funzione del loro vantaggio, non a vantaggio dei cittadini del mondo. Certo. Quindi stanno ormai portando questo mondo al disastro globale. Cioè, quello che noi vediamo, l'inquinamento più assoluto in Cina, per esempio, piuttosto che in altre zone del mondo, anche per esempio nel napoletano e così via, è dovuto a una volontà precisa, decisa,
efficiente, che consapevole, che sa esattamente che scientifica, cosa scientificamente organizzata in maniera delinquenziale per ottenere risultato a lei vantaggioso, e non gliene frega un tubo se poi muoiono milioni di persone. Ok, grazie.